Campanacci, fischietti, pentole, tanto rumore, tanto divertimento. Sono stati questi gli ingredienti della seconda edizione dello spettacolo La Corrida c'è posto per tutti, andato in scena sabato nel Teatro Eliseo di Nuoro. Una manifestazione organizzata da Loredana Meloni e dal suo staff, che ha raccolto fondi da destinare ad associazioni che operano nello sport e nel sociale. Una formula di successo inventata da Corrado Mantoni, che ha divertito generazioni di italiani via radio o in televisione. I partecipanti alla competizione sono stati 17, che si sono esibiti nelle più diverse discipline, pronti a rischiare la figuraccia o a incorrere nel severo giudizio del pubblico, oppure a raccogliere tantissimi applausi. A spezzare la tensione della competizione, le esibizioni degli ospiti. Tra questi, il trio Micol Pisanu al violino, Daniele Manca alla chitarra e Mara Manca al flauto. La serata è stata presentata da Gidea Carta. A indicare i vincitori della serata, il voto del pubblico in sala e il giudizio dalla giuria di qualità. Ma i veri vincitori sono stati tutti concorrenti che hanno deciso di mettersi in gioco per una nobile causa. Il ricavato alla serata verrà utilizzato per acquistare un defibrillatore per la scuola calcio PGS Sales di Nuoro, per donare al centro aiuto alla vita del materiale per neonati, all'EMPA, all'ente protezione animali, con l'acquisto di cibo per animali. Grazie ai fondi raccolti nella prima edizione della corrida è stato acquistato un defibrillatore pediatrico del costo di 5.000 euro che è stato donato nelle settimane scorse al reparto pediatrico dell'ospedale San Francesco di Nuoro.